tariffa legge costringono, almeno dalla nostra comunità, a rinviare il giudizio su questa nuova, questo nuovo cambio, su questo nuovo percorso. Tu invece ci vedi già sulla svolta, oppure anche tu ti unisci al partito e vediamo cosa succede con lui. Ma innanzitutto io non devo dare un giudizio, ma lo dovete dare voi, quindi se per voi tariffa legge significa rinviare il giudizio, siete liberi di vederla così. Io la interpreto in maniera diversa, valuto partita per partita, e quello di domenica è stato un buon punto, e ora guardiamo a quella di sabato. Però si può già cominciare a, giustamente, valuti partita per partita, se possiamo almeno guardare da fuori, magari rispetto al Napoli forse c'è stato un piccolo passo indietro, oppure no? Cioè, nel senso, sul gioco ovviamente, Napoli mi è sembrato che fosse probabilmente la migliore partita col Bologna, del Bologna di quest'anno, oppure erano diverse le situazioni, gli avversari e quant'altro. Io credo che ogni partita sia diversa da un'altra. Quella di domenica è stata una partita dura, difficile, sapevamo che eravamo una squadra in ottima forma, abbiamo retto bene nel loro momento migliore e poi alla fine siamo stati bravi e fortunati a raggiungere un pareggio e un punto importante per la classifica. Il passo indietro forse è stato fatto nella parte offensiva, nel senso che sicuramente voi avete in queste tre partite risposto in maniera importante a quello che chiedeva il mister sul discorso legato alla compattezza, centrocampo e difesa sicuramente sono sicuramente molto compatti, la difesa sta prendendo anche molti meno gol, rispetto al Napoli probabilmente c'è stata una maggiore difficoltà nella parte offensiva. È stata una partita diversa, ripeto, ogni partita è diversa da un'altra. Contro la Samp era importante tenere botta nel loro momento migliore, l'abbiamo fatto. Sicuramente potevamo usare di più, questo è vero, però è andata così e basta, ora bisogna pensare a quella di sabato. Cioè, tu che conosci l'Udinese, sono veramente a fine ciclo data anche la situazione di mentale, la panchina di Violin, insomma, non sembra avere più molta. È una squadra veramente di uscito o hanno le risorse, vista anche la solidità societaria? Beh, io conosco l'Udinese, conosco la squadra, la società ed sono pieni di risorse. Ho letto anche alcune dichiarazioni di qualche giocatore loro dove ha detto, se non sbaglio, Danilo, che sarà una finale. Se per loro sarà una finale ed hanno due punti in più di noi, per noi deve essere la partita della vita, sabato. Contro la Lazio ti sei trovato a fare a ricoprire un ruolo un po' particolare, insomma, una sorta di playmaker, poi è rientrato anche Perez, e soprattutto la continuità che stai avendo in questo periodo forse ti aiuta a ritrovare condizioni. Come ti senti in questi diversi ruoli e fisicamente stai crescendo? Sì, sicuramente credo che valga per qualsiasi giocatore, più gioca più trova ritmo nelle gambe. Poi per quanto riguarda i ruoli, alla fine ciò che mi chiede l'allenatore è sempre quello, sfruttare quelle che sono le mie caratteristiche, quindi di fare da interditore. Però se in quella partita con la Lazio hai dovuto far creare gioco e c'è stato anche qualche mugugno per una situazione particolare, ti ha dato fastidio, adesso ti senti più tranquillo anche nel rapporto col pubblico, forse? I mugugni ci stanno, fa parte del mio lavoro. Per quanto riguarda il rapporto col pubblico, lo ripeto, la simpatia, se si vuole chiamare così, del pubblico bisogna conquistarla sul campo e sudando la maglia. Ed è l'unica strada che conosco. Senti, ci puoi spiegare tecnicamente o tatticamente, insomma, come create la compattezza tra centrocampo e difesa, che sicuramente è stato singolare, però insomma in queste tre partite si è visto immediatamente. Cioè, che cosa è cambiato rispetto a prima nei vostri movimenti anche? Penso che conti anche moltissimo il movimento proprio vostro da realizzare. Allora, è un'idea su cui si lavora tanto durante la settimana, che comunque l'allenatore ci impone durante la fase di gioco, quindi anziché magari
alzare il baricentro e pressare un po' più alti, si cerca di lavorare a ridosso del centrocampo. Quindi aspettate un po' di tempo? No, dipende dai tempi, se ci sono i tempi giusti allora si prova anche ad attaccare alti, ma se non ci sono è inutile lasciare degli spazi vuoti alle spalle per gli avversari che comunque, soprattutto nelle ultime squadre che abbiamo trovato, sono molto bravi nelle ripartenze. Di Bianchi, che insomma è inutile nascondersi, non era uno di quelli che con Pioli aveva avuto difficoltà, ha detto che con Ballardini si sono trovate idee semplici, perché il calcio alla fine è fatto di idee semplici da mettere in pratica. È un semplificatore Ballardini o prima c'era una situazione reale di caos, di idee? Credo che in questo momento alla squadra non serva cercare delle distinzioni, delle differenze tra un allenatore e l'altro. Bisogna concentrarsi su quello che vuole il nuovo allenatore e basta. Poi provare a cercare quelle che sono le differenze tra l'uno e l'altro, secondo me è tempo perso e è anche uno spreco di energie, perché non ci danno nulla di buono. Magari a voi potrebbero dare dei vantaggi, delle risposte, delle curiosità, però a noi in questo momento, per la posizione in cui siamo, parlo della classifica, non abbiamo né tempo né risorse da lasciare per strada. L'ultima volta che eri venuto era un momento in cui Bologna era un po' ingranato, poi sarebbe peggiorata, ma avevi elogiato molto l'atteggiamento che avevate in campo piuttosto che il modulo cambiato. Un discorso che ti senti di fare anche oggi. Per quanto riguarda, non ho capito. Cioè, l'ultima volta che eri venuto avevi elogiato molto l'atteggiamento di due giocatori in campo, perché comunque il Bologna era un buon periodo. È un discorso che ti senti di fare adesso, l'atteggiamento è cambiato, secondo te, nelle ultime partite? In queste ultime partite l'atteggiamento credo sia quello giusto. Poi se è cambiato o non è cambiato, bisogna vedere, ora non ricordo nemmeno a quale partita ti riferisci sinceramente, però la partita dell'Inter, parliamo delle ultime partite. Senti, tu ci puoi dare qualche spiegazione in più riguardo all'esultanza del capitano di Alit, visto che tutti quanti ci hanno fatto molte domande? Sinceramente gli ho chiesto anch'io e non ci avevo fatto caso, ma è un'esultanza che ho fatto già altre volte, quindi ognuno esulta come vuole. Il significato credo sia una cosa sua con sua moglie, una roba personale in cui non entro, e se vorrà lui spiegarvi qual è il motivo sarà libero di farlo. Cosa credi di tutti quei giocatori che ho il cugino che ha giocato nella squadra avversaria e non esulto, e ho giocato un mese lì e non esulto, e ho la squadra che mi vuole e non esulto? Cioè, alla fine il calcio è anche uno strumento, no, per dare entusiasmo, e si dà entusiasmo anche con immagini di questo tipo. Ho capito. Mi piacerebbe darvi una risposta secca, decisa, ma l'avete chiesto alla persona sbagliata, perché io di gol nella carriera ne ho fatti veramente pochi, quindi quelle poche volte che mi è capitato di far gol ho sempre esultato, quindi io l'ho vissuta così. Bisognerebbe farla a chi è abituato a fare i gol, e ogni situazione magari è diversa da un'altra, lo stato d'animo, perché comunque poi in campo c'è l'adrenalina, c'è tensione, ci sono tanti fattori che ti spingono ad avere un'esultanza diversa da un'altra. E comunque ad esempio Sardo, giocatore del Chievo, che poi ha fatto la Napoli napoletana, ha detto non esulto e poi è impazzito perché comunque non segna mai. Anche tu che segni poco, quest'anno poi segnato a Cagliari, che adesso arriva Udinese, sei ex, esulteresti, no? Sì, penso di sì. Vedi, Sarda ha detto non esulto e poi è esultato, perché ripeto, in campo la cosa si vive in maniera diversa, ci sono tanti fattori che ti possono cambiare le cose, quindi magari uno dice una cosa e poi in campo si ritrova a farne un'altra perché è influenzato da altri fattori. Nel dubbio comunque tu esulti.
mercato praticamente in concomitanza con la chiusura del mercato, no? E ovviamente l'ultima settimana di mercato, specialmente gli ultimi giorni, sono quelli sempre un po' più frenetici, su dove può succedere di tutto. Poi come gruppo, e poi anche te personalmente, come lo vivi in questo momento? Cioè, come fai ad estraniarti da tutto quello che c'è attorno e concentrarti in una partita così fondamentale come quella di oggi? Guardo la classifica, guardo gli avversari e penso che sabato è una partita troppo importante per farsi distrarre dal mercato o da qualcos'altro. E la cosa che guardare la classifica è la cosa che più ti fa tenere alta la concentrazione e non ti fa pensare alle altre cose, perché non c'è poi il tempo e la possibilità per distrarsi, proprio per farsi distrarre. C'è stato un momento dove tu ti sei sentito sul mercato in questo mese scarso, in questa settimana? Sì, all'inizio del mese. C'è stato? Sì, ero sul mercato, non è che ho pensato, ero sul mercato. E oggi? Oggi no. Cioè, l'hai deciso tu o la società? A inizio mese mi era stata fatta una comunicazione in cui mi è stato detto che ero sul mercato per volontà dell'allenatore. Ad oggi mi è stato detto che non. Ad oggi, domani magari, sai, nel calcio cambiano continuamente le cose, è anche il bello del calcio che cambiano continuamente. Ad oggi non lo sono. E tu personalmente ti senti di voler dare qualcosa di più a questa piazza? Poi hai avuto un periodo veramente altalenante, cioè sei stato probabilmente anche messo i ruoli non propriamente tuoi, anche andato indietro negli anni, vedendo dove hai giocato, ti ha fatto fare l'interruttore, ma sempre spostato, magari decentrato rispetto al centro del campo, ma è affiancato a Perez, che purtroppo anche lui ha avuto un periodo abbastanza allenante con le presenze e tutto. Ti senti di poter dare di più rispetto a quello che per le circostanze? Sì, il fatto che io non abbia reso come posso rendere non è, sicuramente non è stato per colpa della posizione in campo. Perché alla fine quando uno gioca a centrocampo e in quella zona del campo uno deve fare quello che è il suo compito e sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche. Sono stati altri fattori che non mi hanno permesso, con questo non do la colpa a nessuno, ma vedo soprattutto a me stesso che magari non sono riuscito a rendere come volevo. Sì, certo che mi sento di dare ancora di più al Bologna, è il motivo per cui sono felice di essere stato tolto dal mercato. In queste tre partite cos'è stato che ha cambiato comunque qualcosa? Perché qualcosa è cambiato, magari sì, non ti si può chiedere l'ultimo passaggio perché non ce l'hai nel DNA, ci può stare, però che cos'è che ti ha dato? Cioè, dove è nata la scintilla? Qual è stato il cambio di allenatore? Forse un po' troppo. Potrebbe essere, però quello che ora frulla nella mia testa è la continuità di prestazione e di risultati della squadra. Ripeto, al resto non voglio pensarci, non voglio capire quale sia stato il motivo, qual è la scintilla, quello che ho dato, penso solo a quello che devo dare di qua fino alla fine del campionato. Senti, che cosa deve cambiare nel Bologna in queste tre partite per ottenere quello che tutti noi speriamo? Insomma, visto che appunto questa partita potrebbe inserire anche l'Udinese nel discorso salvezza e riaprire ancora di più il campionato. Perciò ribadisco, se Danilo ha detto che per loro è una finale, guardando la classifica mi viene da dire che per noi deve essere la partita della vita. E con questo sottolineo l'importanza della partita di sabato. No, ma c'è qualcosa rispetto alle tre partite precedenti che tu dici, beh, se li giochiamo qua sicuramente possiamo arrivare a vincere. Non è così semplice il calcio, dici dobbiamo sistemare questo e allora si vince. Il calcio è molto più complesso. Sicuramente l'atteggiamento deve essere quello giusto, quello che abbiamo avuto anche nelle tre partite precedenti. Dovremo sicuramente usare qualcosina in più e dare tutto ciò che abbiamo nella partita di sabato. Una settimana di pioggia, te la chiudo così per curiosità pura, è brutto tempo, l'ho dato per una settimana intera, e
campo forse potrebbe essere anche pesante, secondo te chi potrebbe trarre vantaggio da, considerando proprio la qualità tecnica della squadra, una squadra un po' più tecnica come l'Udinese, oppure forse Bologna che gioca più sulla rottura delle ripartenze magari? Beh, io direi che sia noi che l'Udinese come caratteristiche ci assomigliano tanto, quindi non penso che il campo darà dei vantaggi a noi o a loro. Credo che l'atteggiamento di come affronteremo la gara farà la differenza. Posso così, ragazzi? Grazie. Ciao. Okay, ciao.